La discussione si incentra molto sull'autonomia cosiddetta differenziata. C'è un progetto di legge che sta elaborando Calderoli, che è il ministro per gli affari regionali, che è un progetto che è assolutamente deleterio per le regioni del sud. Il dialogo sta avvenendo tra regioni e governo, bypassando il Parlamento, che diventa solo notaio. Non va bene, è un vulnus per la democrazia, è una diminuzio per la democrazia. Questo perché avviene? Diciamocelo politicamente, la verità. La verità è che Fratelli d'Italia, cioè il partito della Premier, aspira al presidenzialismo e non vuole ostacoli da parte della Lega. In contraccambio la Lega avrà il discorso dell'autonomia differenziata. Ecco, io vorrei fare un appello agli eletti della Lega del Meridione, che cominciassero a sollevare una discussione all'interno del partito, perché il progetto di Calderoli è un progetto deleterio e pericoloso per i territori del sud. Le chiusure dei punti nazionali incide sui reparti di ostetricia e ginecologia, è un bello schiaffo a man rovescio nei denti di tutte le donne del territorio, questo ce lo dobbiamo dire. Sì. Cioè, si parla tanto di tutela, no alla violenza, è giusto, però poi nel concreto, quando si deve tutelare la salute, si vanno a chiudere reparti. E allora questo non va assolutamente bene, si mortifica un'intera categoria di genere, oltre ai punti nascita.